I'm 60 years old and I want you to panic. A 15 anni ha smesso di andare a scuola il venerdì per sensibilizzare tutto il mondo sui rischi del cambiamento climatico. A 16 anni ha guidato un movimento di oltre 7 milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo chiamato Fridays for Future. Ciao Roma! È stata il più giovane personaggio mai apparso sulla copertina di Time. Ha parlato a tu per tu con tutti i potenti della Terra, dall'Assemblea delle Nazioni Unite al Parlamento Europeo. Ma poi è arrivata la pandemia e Greta Thunberg è passata in secondo piano. Torneremo davvero a parlare di clima come facevamo un anno e mezzo fa? E soprattutto, che fine ha fatto il movimento Fridays for Future? In questi mesi di lockdown il mondo ha continuato a soffrire per le conseguenze del cambiamento climatico e i ragazzi di Fridays for Future hanno continuato a protestare online, ma non è la stessa cosa. Per questo a marzo si sono riuniti fisicamente in 700 città di tutto il mondo per lanciare un messaggio chiaro. Il Covid-19 è il sintomo, il clima è la malattia. Chiedono un consiglio climatico indipendente che elabori una legge sul clima operativa fin da subito in tutta Europa. Per mettere pressione sui politici europei hanno piazzato un climate clock sulla facciata della Commissione Europea a Bruxelles. Quell'orologio segna 7 anni, il tempo che secondo Fridays for Future ci rimarrà prima che i danni dell'uomo sulla Terra siano irreversibili. E Greta che fine ha fatto? La ormai 18enne attivista svedese ha inglobato la pandemia all'interno della sua comunicazione ambientalista. L'ultimo esempio è il video pubblicato su Instagram a fine maggio, in cui chiede di passare a una dieta a base vegetale per prevenire ulteriori crisi ecologiche e sanitarie. Secondo Thunberg, 3 nuove malattie su 4 si propagano dagli animali, costretti a stare a stretto contatto con l'uomo attraverso l'allevamento intensivo e la distruzione degli habitat. Per continuare a mantenere alta l'attenzione dei cittadini di tutto il mondo sui rischi del cambiamento climatico, Greta Thunberg spiega nel video che la crisi climatica è interconnessa a quella ecologica e sanitaria. Ma per farlo non usa giri di parole e va dritta al punto. If we don't change, we are f***ed.